Il meglio di noi. Noi ci mangiamo queste per dolci. Oh, l'equazione l'ha azzeccata. Non è normale. Che paziente parli! E io intanto ho perso le cuffie. Mare, profumo di mare. Stavo facendo un video senza il microfono. Bello. Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo con un altro video molto particolare. Per un certo periodo hanno spopolato gli ITP di Bari Vecchia, come avete ben letto nel titolo. Praticamente, probabilmente, tecnicamente, teoricamente e molto lentamente, però la reazione agli ITP di Bari Vecchia, ma con i sottotitoli di YouTube. Quindi vediamo un po' cosa ci capisce YouTube da questi fantomatici video. Che già le copertine, ovvio che non vi faccio vedere dall'inizio alla fine. Vi farò vedere le scene più divertenti. E io intanto ho perso le cuffie. Non so, serio. Ah, sono cadute. Tutte le volte che sono cadute sono state involontarie. Stavate che me le scatto apposta. E non so neanche cosa immaginarmi. Quelli del nord, ma già quelli del centro Italia, cosa stavano pensando nel frattempo che vedevano i video? Soprattutto per come parlano le persone a Bari Vecchia. In inglese? Seriamente in inglese. Non so cosa avranno scritto in inglese, ma vabbè, non lo so e non lo voglio sapere. Generati automaticamente. Sono stati scritti già da qualcuno. Quindi vediamo quelli generati automaticamente, perché sono quelli i sottotitoli che ci interessano. Vediamo un po' cosa capisce YouTube. Vecchiette, tagliatella, vecchiette. Tutto. Niente. Tutto. Niente. Tutto ed è. Tutto, niente. Cioè, prima non aveva azzeccato. Pure l'azzeccato, se è corretto. Spaghetti l'anchilosa. Gillette. Sì, vabbè, dai. Il meglio di un uomo. Laureato. Lo sapevo io che avrebbe capito quello. Però poi, cosa ha capito? Urrà. L'anguario. L'augurio, scusa. Manco solo l'angelo. Spaghetti con le anguille. Come anguille? Spaghetti l'anchilosa. Che pensava Bendasso? Che pensava Bendasso? Wow, wow. Quando arriva e quando arriva. A Messi! A me no! A Messi! E quando è che lo finiranno? Io dico mai. Il problema è quante persone lo finiranno. Adesso vogliono incolpare una equazione che non esiste. Oh, l'equazione l'ha azzeccata. All'epoca stava Nicky Vend. Nicky 21, non Nicky Vendola. Sono delle cretine fatto con le uova sbattute, la ricotta, e vengono girate come specie di uova sbattute. La ricetta, non ho capito niente. Per favore, andiamo avanti, perché la solo la faccio. Le gomme sbattute. Prima le uova e poi le gomme. Cosa ci devo mettere in questa? Fanno molto sia le tastiere. Le tastiere. Noi ci mangiamo queste per dolce. Non si nota molto. Stavo iniziando a mangiare alcuni tasti. Poi magari sto pomeriggio a merenda mi mangio tipo dove c'è scritta la marca. E 100 kg di olio. YouTube si è sbagliato. Olio con la gli, non con la l. Ovviamente scherzo. Si comincia a giocare a carca. Non è normale che l'ornetto non... Non è normale. Che paziente parli. E non ci ho messo i sottotitoli. No, aspettate, ma... No, non li ha proprio inseriti. Andiamo dal battescenzo che ci dà la cacanella. Sempre con cacao vicino. Cioè, non lo so, ma dategli ancora fastidio. Le orecchie, mission le days. Le orecchie, mission le days. Patate risse cocco. Patate pomodorine soft. Inoltre, alcune volte capita che YouTube corregge ciò che dicono di sbagliato i barisi. Come in questo caso, lei dice la camicetta. Qua invece corregge e dice camicetta. Mare, profumo di mare. Mara, in poche parole, profuma di mare. Fa un po' schifo però, eh. Noi siamo beccati, noi. Per cosa vi hanno beccati? Cosa avete fatto di male? 50 euro, dottor. 58, da 50 mo' è aumentato. La pressione è 480. Però qua è diminuito da 480 a 48. Beh, non è che stai benissimo, però vabbè. Il fratello da dove è uscito? Moment. Se stanno alla fermata, se stanno alla fermata, perché giustamente
Gli anziani sono una fermata. Gli anziani stanno lì per aspettare alla fermata. No, gli anziani sono una fermata. La COP sei tu. Questo invece dice: la COP non è mio. Ha cambiato la frase, mo. Chi sei tu per cambiare la frase di quelli là della pubblicità della COP? Ma se i diritti ce l'aveva lui. Siamo con l'artista Peripicchio. Peripicchio. Arriva a picchiarello adesso. Lucia prepara da sempre. Ho inventato di mettere l'uovo. Ma questa è una cannibale. Questo è quello che più mi fa scompisciare delle risate. Già che Ghighella. Devi far bollire, un buco. La devi lavorare, devi un lavorare buco. Buco. Allora, con un pezzo di pasta più piccola. No, mandiamo a calci la massa. Dopo la frutta, i dolci, no, di bufala, questi. I dolci di bufala. Queste cose ve le mangiate voi. Ve ne mangia a calci. Sarà vegetariana, non è mica un problema. Questa bella faccia che dice tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Buonanotte ragazzi. Che bel viso.